Cari concittadini, buonasera e ben ritrovati per un aggiornamento sulla evoluzione del Covid-19 nella nostra città, nella nostra cava dei Tirreni. Anche oggi abbiamo il piacere di dare una buona notizia, nel senso che abbiamo un altro nostro concittadino che dopo aver attraversato la difficile malattia con tutti i problemi che porta del coronavirus, è ufficialmente guarito, cioè ci sono stati due tamponi successivi nel tempo che sono risultati negativi. E quindi aumenta a sei persone, a sei nostri concittadini, il numero dei guariti dal Covid-19. Come sei, lo ricordiamo tutti quanti, sono purtroppo i deceduti sempre per il Covid-19. Allo stato dell'arte, quindi, considerando che nei giorni scorsi abbiamo avuto nuovi casi risultati positivi al Covid-19, si è ragionato molto anche sui giornali per le conseguenze che ha avuto sul reparto della pediatria di Battipaglia e quindi era una nostra concittadina a cui ovviamente faccio i miei migliori auguri di una pronta guarigione, si è aggiunta a questa nostra concittadina un altro caso positivo al Covid-19, con il risultato complessivo che su 34 totali di casi di Covid-19 nella nostra città abbiamo oggi 6 guariti, abbiamo 6 persone decedute e 22 con ancora il Covid-19. Di queste 22 persone, 4 sono in ricovero ospedaliero e le restanti stanno a casa, quindi seguono l'evoluzione della malattia dal proprio domicilio, dalla propria abitazione. Stiamo attendendo altri tamponi, così come pure il dottore Giovanni Baldi del Dipartimento di Prevenzione sta vigilando su un altro grande tema che si è aperto, soprattutto guardando a che cosa è accaduto nelle regioni del nord, in particolare in Lombardia, su quelle che sono le case per anziani, le case di riposo, i centri che noi abbiamo anche nella nostra città, nei quali ci sono numerose persone che ovviamente os sono ospitati in queste strutture, in queste residenze sanitarie assistite e così via. Quindi stiamo tenendo il focus, la lente accesa anche, grazie, ripeto, all'iniziativa del Dipartimento di Prevenzione su queste strutture. Oggi vi sto parlando alle 6:30 circa del 16 aprile del 2020, completiamo anche la distribuzione dei buoni spesa ai nostri concittadini. Quindi abbiamo concluso con la giornata di oggi. È ancora in corso in questo momento le ultime consegne. Credo di poter dire che tutto si è svolto secondo quello che noi avevamo immaginato e anche con grande ordine, ecco, in maniera ordinata, che era l'obiettivo che volevamo raggiungere. Tutti i cittadini che hanno fatto domanda, ripeto, devono avere i buoni spesa, ad eccezione, lo voglio ripetere, di situazioni nelle quali uno stesso nucleo familiare ha presentato più volte la domanda, fino a 2 o 3 volte la domanda, quella varrà per soltanto uno. Qualora qualcuno che ha presentato regolarmente la domanda dovesse verificare dopodomani, perché domani facciamo un ulteriore giro per quelle famiglie a cui la ditta incaricata del recapito si è recata appunto verso il domicilio e non ha trovato nessuno. Domani farò un giro di tutti questi casi nei quali non è stato possibile recapitare i buoni spesa. Dopodiché, se ci saranno delle rese, verificheremo come farle avere ai cittadini o se c'è qualcuno che ha presentato regolare domanda e ritiene di non aver avuto il buono spesa, ce lo fa sapere. E questo buono spese gli verrà comunque consegnato. Ma ripeto, la stragrande maggioranza delle 1420 persone, quindi la quasi totalità
delle 1420 persone ha ricevuto e gli ultimi stanno ricevendo in questi minuti i buoni spesa. Si è trattato di un'iniziativa importante del governo e della Protezione Civile Nazionale, a cui si è affiancata la consegna dei pacchi alimentari del comune di Cava dei Tirreni. Intendiamo, per quanto riguarda i pacchi alimentari, continuare fino alla fine dell'emergenza quantomeno, e ci auguriamo per altro verso che la Protezione Civile Nazionale possa rifinanziare questa misura che è stata molto importante per dare una mano alle famiglie in maggiore difficoltà. Voglio anche dire, per chiarezza, insomma, per evitare che si generino poi confusioni possibili nel meccanismo della comunicazione. Allora, sentite e sentiamo tutti quanti nel dibattito nazionale, regionale e anche locale, sentiamo parlare della famosa fase 2, una fase che tutti quanti aspettiamo con grande speranza, con grande fiducia. E tutti quanti noi vogliamo che questa fase 2, che significa la ripartenza, ecco, del paese, della nostra città, come la si sta organizzando. E ci sono ad oggi idee diverse sia a livello nazionale sia nei diversi livelli regionali. Ora, in attesa che si chiarisca sia a livello nazionale che in regione Campania come questa fase 2 deve ripartire dal prossimo 4 maggio, tutte le norme che ci sono state date e che noi abbiamo rigorosamente rispettato in questi giorni sono tutte attualmente valide. Cioè la norma per la quale non si deve uscire di casa, tranne che per fare la spesa, andare in farmacia, per andare al lavoro o per ragioni di straordinaria necessità ed urgenza, sono valide e sono applicate e si stanno facendo i controlli. Io quotidianamente ricevo il report delle multe fatte dalle forze dell'ordine e sono tante e sono numerose. E mi dispiace che tanti cittadini devono pagare la sanzione amministrativa e quella accessoria dell'isolamento domiciliare disposto dall'ASL, disposto dall'ASL. Quindi queste norme sono tuttora in vigore, valide e devono essere rispettate. Tutte le attività, fino, ripeto, a quando non sapremo che cosa succederà, non ci diranno che cosa accadrà dal 4 maggio in poi, tutte le norme che riguardano le chiusure delle attività commerciali sono valide e sono attuali e sono applicate. Ad eccezione della possibilità, l'unica eccezione che è stata, a cui è stata data un'apertura, è quella dei negozi di abbigliamento per neonati e di bambini che possono aprire il martedì ed il venerdì fino alle ore 14. Ad eccezione di questa apertura, non mi chiedete il perché, ma c'è stata questa apertura e quindi ne prendiamo atto, tutte le norme che c'erano relativamente alle prescrizioni per le attività commerciali, artigianali, eccetera, sono tuttora in vigore. E sono queste delle giornate veramente molto importanti, perché da come si vedrà, andrà avanti in queste 2 settimane, oggi ne abbiamo 16, fino al 4, come andranno queste 2 settimane, si deciderà anche che tipo di riaperture e che tipo di iniziative verranno prese dopo il 4 marzo. Quindi dobbiamo ancora resistere, resistere, e per tutte quelle misure che la Regione Campania sta attuando con i suoi provvedimenti per le diverse categorie, per le imprese, per i professionisti, per il sociale, per diciamo, i diversi settori, i diversi campi di interessi, il mondo dell'agricoltura, eccetera. Mi riservo di fare un approfondimento di queste norme per capire, diciamo, quali possono essere di nostro interesse e magari fare un quadro insieme a voi nei prossimi appuntamenti. Però, diciamo, ci sono queste misure di sostegno, questi famosi 604 milioni che la Regione Campania sta cominciando a mettere in campo, per cui soprattutto il mondo delle attività produttive, ma anche il mondo del sociale e della solidarietà,
deve cogliere insieme al mondo delle professioni queste opportunità che ci sono in campo. Quindi mi raccomando, il fatto che dei nuovi tamponi che stiamo facendo, il numero di positivi sono sempre di meno in proporzione al numero di tamponi. Quel ritmo che avevamo in una certa fase, 2 tamponi positivi ogni 10, sta lievemente modificandosi. Quindi vediamo un po' di luce in fondo a questo tunnel, ma non abbiamo nessuna ragione seria e vera per rilassarci in questo momento di grande stanchezza per tutti quanti noi, ovviamente, ma proprio perché ormai questo inizio di questa famosa fase 2, questo 4 maggio, è così vicino. Queste altre 2 settimane stringiamo forte i denti, restiamo in casa e rispettiamo tutte le misure che abbiamo rispettato in questi giorni e che sono veramente molto molto importanti. Il contagio è ancora in giro, ecco, questa è la verità. E quindi dobbiamo essere realistici, ottimisti verso il futuro, ma partendo dal presupposto che queste 2 settimane saranno veramente decisive ed importanti sulla prospettiva futura di tutti quanti noi. Quindi mi raccomando, è sempre Forza Cava e Forza Italia.